Iniziamo e diamo il via, inauguriamo la terza edizione del Festival delle Geografie di Villa Santa. Quest'anno il tema è sufficientemente ampio, è il mare, ed è la domanda dove inizia la fine del mare. Alla fine di questa breve presentazione vi dirò due o tre cose su alcune importanti novità che noi riteniamo davvero di valore di questa terza edizione, ma credo che sia giusto partire con i rappresentanti delle istituzioni, col Comune di Villa Santa, il sindaco Lucornago e l'assessore alla cultura delle Fagnani, che hanno dato un contributo decisivo anche quest'anno a che questo festival Green Pass, quindi Covid free, perché il Green Pass è quello che ci ha consentito di organizzarlo, di far arrivare, speriamo, nei prossimi giorni molte persone, è lo strumento che, ricordo a tutti, ma se siete entrati, evidentemente avete già superato i controlli dei nostri giovani collaboratori, e quindi direi di dare la parola al sindaco Lucornago per l'avvio del Festival delle Geografie di Villa Santa. Prego. Inizia la fine del mare, solo portento. Da bordo ha fatto che non c'è mai fine. Nemmeno di fronte a si supera, si scavalca. Oppure pensate se fosse uno steccato ci si appoggia, si tiene in equilibrio. Un confine ci seduce, uno steccato ci sfida. Cosa ci sarà oltre? Il Festival delle Geografie quest'anno, la bella, ben costruita, maturata, ancora una volta, edizione, ci pone sin dal titolo portentoso, ancora una volta di fronte a noi stessi. E poi è tra le ambizioni più impegnative, anche più dichiarate e motivanti degli organizzatori. E saluto e ringrazio tutti per ora, generalmente. L'anno fa, nel saluto introduttivo ai lavori, avevo messo l'accento sulla portata, per oltre il confine. La Santese del progetto culturale, strategico e di ampio respiro, il Festival delle Geografie si faceva esempio. Oggi ritrovo il progetto ancora più forte e più consapevole delle proprie brame. È un festival, quello del 2021, che sa quello che vuole e che spinge all'intervento. E anche per questo vorrei provare a non rimanere un semplice spettatore. Festival. Provo anch'io ad entrare in questo simposio e ad espormi con un pensiero circa il nostro presente e il nostro futuro, nel rispetto naturalmente delle premesse del libro del mondo, che sappiamo tutti essere a sua volta la premessa del festival. Se è vero che il libro, attraverso i grandi processi migratori, partecipa all'incontro tra culture, prende atto delle ancora propulsive spinte globalizzanti, così come purtroppo del riacutizzarsi dei nazionalismi dispotici. Se è vero che il libro ci riporta alla guerra eterna per le materie prime, agli effetti del cambiamento climatico, all'ineguale distribuzione della ricchezza ancora largamente concentrata in una parte del mondo, il nostro, bene, se questo è il presupposto, il terzo capitolo del grande libro del mondo, quello che apriamo oggi, che si intitola Dove inizia la fine del mare, mi fa chiedere al festival e un po' a noi tutti, davvero tutto è possibile? Mi spiego. Davvero, chiediamoci, conosciamo tanto a fondo questo mare per sentirci sempre in dovere di andare oltre? Davvero non ci basta mai quello che abbiamo? Dove inizia, se inizia, la fine della nostra voracità? Non mi è venuto in termine diverso. Fa pensare come nel nostro lungo veleggiare in acque agitate, siamo ormai a 19 mesi, in balia del vento pandemico in continua evoluzione, pochi ancora scelgano di stare al di qua dell'orizzonte, di provare per un po' di tempo a capire bene a fondo e poi a curare quello che c'è al di qua della fine del mare. Il cammino della curiosità e della conoscenza non va certo arrestato, non è questo ovviamente il messaggio. Ma torno a chiedere, che senso ha? Che
cercare nuovi mari e nuovi spazi se già ci perdiamo in quelli che abbiamo. E anche questa probabilmente è una questione di tempo, di luoghi e di equilibri da individuare e da stabilizzare. Credo lo si debba provare, se non si vuole perdere il sano senso dei nostri limiti e la capacità di cogliere le esigenze del nostro mondo. Urgenza è un termine che non mi piace, ma come non citarla di fronte a tante persone in difficoltà, a tanti paesi soggiogati, ai tanti campanelli di allarme che il pianeta ci invia? Allora, se la volontà che regge la bella impalcatura di questo festival è quella di sviluppare il grande tema del nostro pianeta sotto molteplici aspetti, ecco, questo è il mio piccolo contributo, una notazione in matita su una pagina del libro del mondo. Termino questo mio breve saluto ringraziando, stavolta meglio, gli ideatori e promotori del festival, cito Lorena, Mario, Roberto e con loro tutti gli amici dell'associazione La Casa dei Popoli. Con essi ringrazio l'assessore Adele Taniani, che con l'ufficio cultura del Comune di Villa Santa anche quest'anno ha supportato l'organizzazione. E rivolgo un pensiero particolare a tutti i soggetti volontari del mondo dell'associazionismo, che a vario titolo contribuiranno al corretto svolgimento di questo festival. Gratitudine infine ai commercianti e ai negozianti che hanno accettato di esporre nelle loro vetrine le opere di pittori e fotografi del nostro circolo Amici dell'Arte sul tema del festival. Vedo qui con noi la Presidente che saluto. Bravo. Vi lascio a chi meglio di me può entrare nel vivo del programma. Io mi sono segnato per la verità venerdì 17 dalle 18 in avanti, una serata qua piena alle 18 nella pancia della balena con i ragazzi degli Amici della Speranza. Ti Valerio, buongiorno. Fino all'evento serale Il futuro scritto nel mare con Franco Borgogno e Tino Montano. Chiudo riportandovi il sincero commento di un amico, un sindaco, Tono, che dopo aver scoperto le proposte del festival mi ha detto: Luca, è una figata pazzesca. E sia. Passo la parola ad Adele Fagnani. Buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento del Festival delle Geografie, la terza edizione, che ha come filo conduttore un tema vasto come lo è il mare stesso. Cambiano cielo, non animo, coloro che corrono al di là del mare. In questa citazione Omero ha ben trasmesso l'idea del mare per il viaggio della vita, luogo di una continua tensione alla ricerca di sé con il rischio di naufragare. Il mare affascina da sempre per i suoi colori, che mutano in base alla luce, alle fasi della giornata, alla profondità, per i suoi rumori che sanno placare ma anche inquietare gli animi quando da calmo si trasforma in voragine che inghiotte. Il mare è stato fonte di ispirazione per molti artisti e scrittori che hanno saputo trasferire nelle loro opere la sua essenza. Van Gogh sosteneva che il cuore dell'uomo è molto simile al mare, alle sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità anche le sue perle. In effetti il mare è stato da sempre, sin dall'antichità per molti popoli, fonte di vita, un ecosistema complesso e meraviglioso che nell'arco dei secoli l'uomo ha purtroppo rovinato, in molti casi con interventi disastrosi, provocando danni ambientali enormi, come ben verrà approfondito nel corso di una conferenza. Alessandro Baricco ha scritto che il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni. Ci perdonerà Baricco, ma nel Festival delle Geografie si proverà a spiegare il mare a 360 gradi, sprofondando nei molteplici aspetti a esso legati, che verranno esplorati e analizzati negli incontri del ricchissimo programma, grazie alla presenza di numerosi esperti, alle attività, ai seminari, ai documentari, ai laboratori che si succederanno per ben 5 giorni. Come l'anno scorso non mancherà il coinvolgimento degli studenti e dei docenti con il corso Il mare in Brianza, del mondo dell'associazionismo, dei commercianti, ci saranno spettacoli, appuntamenti cinematografici, scusate, e laboratori con i bambini. Sappiamo benissimo che i piccoli imparano il rispetto per l'ambiente facendo, operando concretamente. Non va dimenticato inoltre da dove si è partiti, sin dalla prima edizione.
la presenza di un fondo camperio a Villa Santa. E anche quest'anno verrà mantenuto l'appuntamento con la visita guidata in cui Valeria Bassani tratterà l'argomento attraverso i racconti di Filippo Camperio, riprendendo il tema del viaggio verso paesi lontani. E per tornare all'attualità, accanto al tema dei viaggi d'esplorazione, verrà affrontato quello dei viaggi della speranza, dove il mare diventa frontiera, limite, ostacolo, in cui i coccodrilli ci sono veramente. Grazie quindi all'Associazione Casa dei Popoli, a Lorenza Ferrari, a tutti i volontari coinvolti, ai relatori, alle associazioni locali e non, ad Astrolabio, all'Ufficio Cultura. Grazie per il grosso impegno e sforzo compiuto affinché questa edizione porti maggiore consapevolezza in tutti noi di quanto importante e fondamentale sia la salvaguardia del mare, o meglio di questo libro del mondo. Quel che facciamo per loro, noi altri, quel che possiamo fare con le nostre forze, è forse meno di una gocciolina nell'oceano. Ma resto dell'idea che è meglio che ci sia quella gocciolina, perché se non ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui. Termino con quanto detto da Gino Strada. È un invito a tutti noi a non stancarci di vivere con impegno e passione, e soprattutto di restare umani nel grande mare della vita. Grazie. Grazie. Il mio intervento, che vuole chiudere questo momento istituzionale, è volto a sottolineare alcune novità di questa terza edizione accanto a delle conferme. Abbiamo dovuto aggiungere un giorno rispetto allo scorso anno perché la ricchezza degli argomenti e la rispondenza di autori, giornalisti, musicisti, teatranti, poeti è stata talmente alta che davvero ci spiaceva dover rinunciare a delle performance di valore. Le novità, invece, sono legate a una serie di nuovi linguaggi che introduciamo per affrontare un tema così vasto. C'è la storia, l'antropologia, la letteratura, la poesia, la geopolitica, l'attualità. Alcune cose sono state sottolineate dal sindaco e dall'assessora. E quindi quest'anno, per esempio, abbiamo fra le novità l'introduzione del linguaggio cinematografico. Fin da stasera, quando più tardi ci verrà raccontato dallo stesso regista come è stato realizzato il film dedicato a Stromboli, una delle isole che farà da leitmotiv di questo festival. Un'altra è Ustica, che là in fondo è rappresentata da una bellissima installazione realizzata da Sergio Garlatti e Mario Rigo a cura del fotografo Jacob. Ustica con l'obiettivo di far conoscere un'isola che non è semplicemente legata alla strage. Tutti noi quando parliamo di Ustica, quasi in automatico, parliamo della strage di Ustica, che in realtà è molto distante dal luogo in cui quella notte l'aereo si inabissò. E quindi dicevo, Stromboli è il cinema. Il cinema però arriverà al festival nelle prossime 3 serate con la proiezione di 3 corti, risultati vincitori della Festa del Cinema del Mare di Castiglione della Pescaia, che da quest'anno è diretto da Giovanni Veronesi, che forse se riesce a trovare qualche minuto di interruzione nel film che sta girando si collegherà con noi più tardi. Con rapporto con questa Festa del Cinema del Mare che è stato possibile grazie all'Astrolabio. La collaborazione col Cineteatro Astrolabio inizia con questo festival, ma ci auguriamo che continui nelle prossime edizioni, magari anche fra un'edizione e l'altra. L'altra novità, non è la mostra, ma è le mostre le abbiamo avute praticamente dalla prima edizione. C'è una bellissima mostra fotografica dedicata a uno dei numerosi salvataggi in mare nel Mediterraneo, Ona Gagné di Francesco Bettina. Che è Bellina, scusate, racconta. Ona Gagné è l'urlo che il responsabile di questa nave lancia nel momento in cui le 94 persone che stavano annegando vengono tratte in salvo e a bordo. Bellissima per la storia che viene narrata e per la fotografia, quindi per l'aspetto artistico. Dicevo, la fotografia c'è sempre stata, ma quest'anno, grazie, è stato citato al rapporto col Circolo Amici dell'Arte, la fotografia e anche l'arte è uscita dalle mura di Villa Camperio, dagli spazi di Villa Camperio per
diventare, per diffondere il mare lungo le vie del centro, ma non solo, di Villa Santa. L'altro elemento che volevo sottolineare, citato in parte da Adele, è che per la prima volta, andando a pensare alle famiglie di Villa Santa e ai loro bambini, introduciamo il linguaggio del laboratorio per bambini, che inizierà domani, proseguirà nella giornata di sabato e nella mattinata di domenica. Direi che questi sono un po' i linguaggi nuovi. Poi avremo presentazioni di libri, avremo conferenze, avremo il corso per insegnanti, che anche questo ormai è una tradizione fin dalla prima edizione del festival. E direi che a questo proposito vorrei davvero ringraziare Alfio Sironi e l'Istituto Vanoni, che hanno dato un contributo decisivo sia nell'organizzazione del corso degli insegnanti, e vorrei fare un applauso ai ragazzi dell'Istituto Vanoni che collaboreranno alla buona riuscita del festival fin dall'ingresso in Villa Camperio. Fategli un piccolo applauso, per cortesia. Stasera ci sarà come la prima esibizione artistica, musicale, letteraria, e che proseguirà poi nei prossimi giorni con un cabaret poesia, con un solo sax che chiuderà il festival. E sottolineerei una cosa: tutto ciò che udirete, sentirete della parte, diciamo, ludica, musicale, di performance, è stato costruito, è stato realizzato o personalizzato per il festival, cioè vedrete delle performance originali. Mi sembra anche questo un segnale del fatto che stiamo andando oltre i confini di Villa Santa. Ultima cosa, questo festival, dicevo, parlavo prima delle associazioni con i quali abbiamo ampliato le collaborazioni, ho parlato delle scuole, della Vanoni. Avremo anche un primo filo che tesseremo durante l'anno con il Liceo Scientifico Paolo Frisi di Monza, con un intervento specifico sul tema della filosofia e il mare. E questa è davvero una novità, visto l'impegno che questo festival, non solo l'impegno, come dire, fisico, organizzativo delle persone, ma un impegno anche economico, per la prima volta abbiamo incontrato l'interesse di 9 realtà produttive commerciali villasantesi che hanno voluto in modo diverso dare il loro contributo, e credo che questo sia un elemento importante, tant'è che, dico l'ultimissima cosa, una di queste aziende ci consente oggi di fornire, attraverso l'autorizzazione ovviamente dell'amministrazione, l'acqua del sindaco depurata all'inizio del cortile di Villa Camperio, quindi lì potete tranquillamente, con materiale tutto compostabile, perché ovviamente, siccome parliamo di mare, parliamo di oceani, parliamo della vita che nasce nel mare, che può nel mare morire se non ci attrezziamo velocemente, ovviamente tutto il festival farà in modo, oltre che controllare il Green Pass, darsi delle regole per avere il minore impatto ambientale possibile. Grazie.